Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Due Punti. Oggi parleremo di eventi. Il noto ed esclusivo La Pergola di Ainsbeck presso il Rome Cavalieri Hilton è stato il palcoscenico della prima edizione del Galà delle Eccellenze Italiane, svolto giovedì 8 dicembre scorso. Il Galà ha rappresentato il momento esclusivo dell'articolato progetto Eccellenze Italiane, comprendente anche la pubblicazione dell'elegante omonimo volume e la realizzazione del portale web con i video dei protagonisti. I mondi dell'impresa, dell'arte e della cultura hanno espresso gli artefici delle storie di eccellenza italiana, ciascuna di loro con la ricchezza delle esperienze vissute e delle vittorie conseguite. Carmelo Basile, Ainsbeck, Nuccio e Pippo Caffo, Antonio Cercello, Danilo Iervolino, Patrizio Podini, Emanuela Rossi, Lorenzo Suraci, Enrico Baime e Silvio Vigliaturo. La serata del Galà, dopo l'iniziale intervento del presidente Tagliaferri, una cosa che io ho notato in tutte le storie è che nulla c'era prima, ma poi c'è stato. E l'illustrazione del progetto da parte del fondatore Muscari. Non bisogna essere Rivera, o a Bagnale, e super famoso per avere una storia che ha qualcosa da dire. Non serve, devi semplicemente essere qualcuno che ha qualcosa da dire. Ha vissuto il saluto agli altri premiati e agli ospiti del padrone di casa, Ainsbeck. Non c'è un altro paese nel mondo che ti dà tutto questo. Quindi, sul palco, insieme al conduttore della serata, Piero Muscari, si sono alternati Rossana Luttazzi. Il libro di questa sera è come una melodia, cioè tu sei riuscito a realizzarlo come chi compone le melodie, tasto dopo tasto, cercando l'accordo giusto, la persona giusta, l'incontro giusto, è uscita una melodia splendida. E a seguire gli artefici delle 10 storie, ciascuna accompagnata da filmato e ad ognuno con la consegna del premio Il Volto delle Eccellenze. La consapevolezza e la volontà che questa prima riuscita edizione rappresenterà la base per un percorso lungo e ricco di altre tappe importanti. Per maggiori informazioni e immagini si rimanda al sito www.eccellenzeitaliane.eu. Eccellenze italiane. Storie di coraggio, passione e identità dell'Italia che vale. Questa sera abbiamo questa prima serata con lo chef Andy Luotto che preparerà per noi un menù dall'antipasto al dessert molto semplice, diciamo di cucina italiana. Noi abbiamo intenzione di fare poi altre serate, ogni mese faremo un evento del genere. Sicuramente in aprile ci sposteremo nell'altra struttura, sempre qui a Staletti, che è il Blanca Cruz. Queste serate serviranno anche per pubblicizzare e per promuovere i nostri prodotti calabresi. La finalità di questi eventi è intanto promuovere il locale, sia la Bellesse che il Blanca Cruz, i medio locali, e poi promuovere il territorio e avviare una sorta di turismo enogastronomico che comunque negli anni potrà portare beneficio alla zona e alle nostre aziende. È una bella soddisfazione quello di avere qui un grande amico che è Andy Luotto che è venuto a trovarci e soprattutto vivere queste emozioni enogastronomiche che ci garantirà Andy questa sera. Beh, il plauso va a Massimo Stirparo che è riuscito a realizzare questo progetto di promuovere il territorio, promuovere i nostri prodotti tipici
e riuscire a creare una sorta di club che chiama la buona cucina, chi vuole godere di novità enogastronomiche può farlo qui alla Baia dell'Est o al Blanca Cruz. Il locale è veramente importante perché vuole, anche questa sera vorrebbe, diciamo, evidenziare quelli che sono, che è la realtà locale, i prodotti, il mare. È fondamentale utilizzare i prodotti del nostro territorio, perché questa bellissima località è nata ai pendici di una collina che è il territorio di Staletti. Staletti è una realtà agricola, fondamentalmente, dove ci sono dei prodotti locali, quale l'olio fondamentale. Noi abbiamo una produzione di olio particolare. Questa sera dovremmo partecipare con grande passione a questa grande degustazione, perché ho saputo che c'è un grande cuoco che ci preparerà bellissimi piatti. Ci farà molto piacere e speriamo di venirne fuori con una grande soddisfazione e grande divertimento. Molti mi conoscono per un passato televisivo, cinematografico, teatrale, pubblicità, ma pochi sanno che io da ragazzo facevo il cuoco. Soltanto i cuochi allora non diventavano conosciuti. Poi, visto che lo facevano gli altri, io dico, fammi provare anche a me. E sono in pratica 15 anni che vivo, non dico solo di questo, ma principalmente di questo, ed è quello che voglio fare. Io sono un aspirante terrone. Avevo una nonna siciliana e c'è un ricordo d'infanzia. La nonna faceva questa caponata, questa è quella di mia nonna, con l'aggiunta dei gamberi. È un piatto semplicissimo, gustoso. Abbiamo trovato dei gamberi, ce l'hanno portati, molto molto buoni. Un piatto, sono tutti piatti collaudati. Non so come si chiamerà, penso caponata con i gamberi. E poi il primo ho pensato di fare una zuppa di ceci, cozze e ragù di polipo con della pasta fritta sopra. Secondo, una mille foglie di pesce spatola, pomodoro, mozzarella e origano, con vicino un po' di rape spadellate, aglio e peperoncino, un pomodorino confitto, ma tutti piatti semplici. E il dolce è un dolcetto con la con pasta sfoglia, un dolce di mele con pinoli, uvetta, una marmellata di fichi, che ho trovato una marmellata di fichi, è bella, una rosellina di mele, una bella cosa. E questo è. Poi dopo mi hanno detto che c'è un amaro, tipico qui, di Catanzaro.